c'è la doppia F incisa all'interno, Federica e Fabrizio. In questa notte di venerdì sera, alla fine di una partita di basket nel Palasport di Moncalieri alle porte di Torino, succede qualcosa di magico. Parte la musica e un ragazzo si inginocchia con un anello tra le mani. Lei è incredula. Questo sorriso ce l'hai da venerdì? Sì, assolutamente sì, non dormo da venerdì anche. Infatti ho gli occhi gonfi perché non sto dormendo, perché ogni volta che guardo l'anello mi viene da piangere, quindi... Lo stupore lascia subito il posto all'emozione, il basket e la passione che unisce Federica e Fabrizio, lei ufficiale di campo, lui arbitro, e la proposta di matrimonio non poteva non arrivare sul parquet. C'era la volontà di stupirla, c'era la volontà di fare un gesto assolutamente importante in un posto che ci vedesse protagonisti per quel momento, rispetto anche alla nostra passione di essere arbitri ufficiali di campo. Sono passati solo 4 giorni dalla proposta sorpresa e hanno già fissato la data. Le nozze ci saranno il 20 luglio del 2024. Non te lo aspettavi proprio? Zero. Mi aspettavo la proposta perché da un po' che abbiamo deciso di sposarci, di fare questo passo. Però non me l'aspettavo venerdì, non me l'aspettavo in questa partita, zero, cioè è stato tutto totalmente inaspettato. Perché Federica è la donna della tua vita? Perché Federica è l'unica che è riuscita a prendermi in questo modo. Fabrizio, ti amo tanto, non vedo l'ora di sposarti. Ma ci può vedere questa manina? Bellissima.